E rieccolo in campo il Genk per la sua terza partita, la quinta partita di questa bella mattinata campione d'Italia, dove c'è un bel sole che scalda il campo e gli spalti. Grasshopper contro Genk, terza partita per il Grasshopper, altra squadra storica del calcio svizzero, la quarta delle quattro squadre svizzere che abbiamo visto in campo dopo il Basilea, il Sion e il Lugano. Tocca anche al Grasshopper di Zurigo affrontare il Genk. Grasshopper che gioca con la sua tradizionale casacca bianco-blu, tutto blu il Genk. Potremmo avere qualche problema di identificazione, diciamo, sempre con i calzoncini blu per il Genk, bianchi per il Grasshopper. 4 punti in 2 partite per il Genk, 3 gol segnati tutti dal suo giocatore migliore, il numero 19, Achilles Stevens. Si è messo in mostra anche il numero 6, Wilson da Costa. Il Grasshopper che non aveva ancora avuto il piacere di commentare, vedremo chi saranno i giocatori più interessanti. Tutti ovviamente nel 2007, torneo riservato del 2007. Calcio d'inizio affidato al Genk. Grasshopper che vedete si è in campo con delle casacche rosa proprio per evitare problemi di colori. C'è subito un calcio di punizione per il Genk, purtroppo il fatto che abbiano delle casacche ci impedisce di vedere i numeri, che allora dovremmo aiutarci con i pantaloncini. Non è un'impresa facile questa per noi, e dunque dovremmo andare un po' a tentoni. Pallone all'indietro per il portiere Bosmans. Va detto che neanche i pantaloncini possono aiutarci, non essendoci i numeri. Adesso facciamo un po' di esercizio, un po' di improvvisazione. Rimessa centrale per il Grasshopper con la formazione belga che riconquista però il pallone. Giocata elegante del numero 11 La Barbera per poi il numero 10 Brecht. La rimessa è laterale a favore del Genk. Se ne occupa lo stesso Brecht Oremans. Poi Mokznik, il Genk in campo per ora senza il suo miglior giocatore Stevens, risparmiato, lasciato un po' a riposo in questo primo tempo dall'allenatore Ruvrua. Si Grasshopper in attacco, ma se forse un intervento falloso lascia giocare l'arbitro. Attenzione al numero 16, Denzel Neba. Poi allargato a sinistra. Adesso perché per il momento fa un po' di fatica nel portare pericoli Genk, che come sempre è piuttosto sornione, squadra naturalmente giovanissima come da regole del torneo, ma piuttosto scafata con una fase difensiva molto attenta, una fase offensiva non particolarmente brillante, magari non è a livello del Barcellona o del Lugano che ci hanno fatto davvero divertire, ma insomma sempre piuttosto scorbutici da affrontare come da tradizione del calcio belga. C'è una rimessa laterale a favore del Grasshopper. E sono andati i primi 3 minuti di una partita che non ha mostrato particolari emozioni fin qui. Sì, è un po' difficile identificare i giocatori del Grasshopper, ci limiteremo a citarli: con il numero 1 Rexepi, con il numero 5 Yusmani, con il numero 6 Millacu, con il numero 7 Guido, con il numero 8 Sandro Viera, con il numero 9 Maiorano. Intanto c'è il Genk che è ancora in attacco con Mosnick, palla buona per il destro respinto al portiere Rexepi. Prima occasione della partita, poi il Grasshopper che parte in contropiede, ma c'è stato un fallo con il guardaline che ha fermato il gioco, ha lasciato giocare invece l'arbitro, era tutto regolare.
Ora un'occasione importante per Neba, difesa della Grasshopper che allontana. Poi Colen, buono il tocco al centro, Gek deve ancora cercare il suo primo gol del torneo senza l'aiuto di Stevens. In questo momento Stevens è in panchina e può essere uno stimolo per i suoi compagni a fare lo stesso senza di lui. Palla indietro a Bosmans, diciamo, completiamo la distinta del Grasshopper, al numero 9 Majorano, al numero 10 Strebel, al numero 11 Kabashi. E intanto la grande occasione per il Genk, la respinta di Rexepi sul tiro di Neba, non è finita, gran giocata di Oremans che poi però non riesce a calciare e allontana ancora il Grasshopper. Sta giocando meglio il Genk però con il numero 10 Streber, completiamo la distinta del Grasshopper, con il numero 11 Kabashi, numero 12 Musumeci, con il numero 14 Chernovsanin, con il numero 15 Cioric e con il numero 16 Simao Viera, cioè due Viera, uno è Sandro con il numero 8, uno è 16 Simao Viera. Li scopriremo meglio magari nella partita successiva, visto che qui non possiamo vedere i numeri dei giocatori in campo. Possiamo intuire qui in basso con la numero 10, intanto attenzione al fuorigioco, gol annullato, si era complicato la vita il Grasshopper. Vediamo cosa è successo, la pressione all'indietro, poi il numero 14 aveva calciato in porta Moxnick, ma c'era fuori gioco e dunque punizione per il Grasshopper, che non si è ancora visto dalle parti di Bosmans. Prova a farlo ora. Possiamo individuare qui il numero 10 Strebel, per quello che ci è dato di poter vedere, poter intuire sotto la canottierina. Fallo commesso ai danni dello scatenato Neba, decisamente il più in palla di questi primi 6 minuti, metà primo tempo è trascorso, siamo sempre 0-0. Ancora Neba, tutto regolare, interviene però la difesa del Grasshopper e poi il portiere Rexepi. Strebel con numero 10, eccolo qui proprio sotto la nostra postazione. Tocca all'indietro, perde il pallone, c'è un fallo reiterato da parte del numero 8 Sandro Viera, che ha trattenuto il suo avversario. Punizione per il Genk affidata a Oremans. Si lotta ancora la rimessa sempre a favore del Grasshopper. Se ne incarica proprio Sandro Viera. C'è in campo anche il numero 15 Damian Cioric, l'avevo visto più alto in campo, che adesso va a ripiegare. Intanto c'è un fallo e una punizione per il Genk. Continua ad addensare la propria presenza al limite dell'area senza però creare particolari problemi alla porta di Rexepi. Ora è Bosmans che va al rinvio, non è buttato in avanti direttamente sul fondo. 7 minuti e 30, siamo sempre 0-0, la partita rimane equilibrata come tutte quelle giocate dal Genk. Fa capire che il gruppo B è un girone davvero equilibrato. Brecht per Colen, va giù, la rimessa è per il Grasshopper, ma c'è ancora da fermare il gioco e da riprenderlo. Sinistro facile per Rexepi. Oremans. L'errore del portiere del Genk, poi Cioric che va a portare un problema, ripiegamento disperato ma efficace di Colen, che mette in calcio d'angolo, è il primo della partita anche per gli svizzeri, le cavallette come da storico soprannome del club di Zurigo.
però in mezzo pericoloso, allontana ancora Oremans. Altra rimessa per il Grasshopper, che in qualche minuto ha messo un po' il naso fuori dalla propria metà campo, ma niente, sempre attentissimo in difesa, come ha sempre mostrato in tutti i 48 minuti precedenti giocati in questo torneo. Come che sfila sul fallo laterale, lo tiene in campo il numero 23 Verlinden, riparte da Bosmans, lancio lungo, troppo. Dieci minuti, sempre 0-0, ancora Grasshopper, ancora un pallone che però non crea problemi a Bosmans. Partita che sembra giocata da calciatori ben più esperti e ben più accorti nel modo in cui stanno gestendo questo risultato, senza volersi prendere dei rischi inutili. Con numero 11 c'è un cambio, va fuori Strebel, va dentro Lear Kabashi, che si finisce di mettere la canottierina. Ancora il Grasshopper, che da qualche minuto si è fatto più propositivo, ma senza davvero mai neanche provare il tiro in porta. E allora Genk, che dimostra ancora una volta di avere una fase difensiva di tutto rispetto. Con numero 11 Kabashi ottiene un calcio d'angolo. No, in realtà è rimesso dal fondo, piccolo malinteso tra giocatori in campo. Ultimo minuto primo tempo, 0-0, risultato che è piuttosto insolito a questi livelli, ma rispecchia perfettamente quello che si è visto in campo, cioè molto poco a livello di palle gol, di occasioni, tantissimo equilibrio, difese nettamente superiori agli attacchi. Ancora un intervento arbitrale per una rimessa laterale a favore del Genk. No, a favore del Grasshopper. Parte in contropiede Moxnick davanti al portiere, Moxnick per il vantaggio del Genk. Proprio all'ultimo minuto del primo tempo arriva il gol di Manu Moxnick. Sorpresa, distratta, colta in infilata, la difesa del Grasshopper dal passaggio in verticale per il numero 14, che di destro non ha sbagliato davanti a Rexepi. 1-0 Genk, che si conferma squadra persino cinica per essere una squadra di bambini. 1-0 all'intervallo e così andiamo alla pausa e poi per il secondo tempo. Secondo tempo tra Grasshopper e Genk, c'è tanto ancora da raccontare, da scrivere di questa partita estremamente equilibrata che ha visto proprio all'ultima azione il Genk passare in vantaggio con un gol del numero 14 Manu Moxnick, punendo oltremodo, oltre misura, un Grasshopper che non aveva assolutamente demeritato nel primo tempo, ma è stato battuto da una incertezza, da un errore difensivo collettivo nell'ultima azione del primo tempo. Poi il Genk che si conferma, come dicevamo, squadra molto cinica, molto attenta e poi bravissima a colpire anche senza il suo giocatore migliore, il numero 19 Stevens, che adesso però è in campo e dunque sarà ancora più interessante vederlo all'opera. Energico ma regolare l'intervento di spalla di Oremans, riparte il Genk con il numero 6 Wilson da Costa, si infrange però contro la difesa del Grasshopper. Poi c'è un intervento arbitrale perché è rimasto giù, colpito duro proprio da Oremans, un giocatore del Grasshopper. Interviene l'arbitro per sincerarsi delle sue condizioni.
Chissà, rischia di non farcela il numero 15, che riusciamo a intuire dalla maglietta. Adesso si scodella il pallone perché il gioco è stato interrotto proprio per consentire al giocatore che è il numero 12, credo si tratti di Alessio Musumeci, di sì, esatto, era lui, di rimettersi in piedi. Occasione ancora per il Genk, attenzione al numero 21 con Stevens che a porta vuota non riesce a deviare verso la porta, gran giocata di Van de Ven, e poi c'è il gol e poi c'è il 2-0 del Genk che raddoppia. Intanto rivediamo l'azione, Van de Ven, Stevens non riesce a calciare, però ne rimane fuori e arriva un gran gol da parte, se non andiamo errati, il numero 15 del Genk, e si tratta di Murru che ha raddoppiato. E allora con il minuto 14 arriva il gol del numero 15, 2-0 Genk, gara in discesa, Stevens guadagna calcio d'angolo, Genk che si candida dunque al primo posto del girone, 7 punti in questo momento per la squadra belga che dunque dovrebbe evitare il Barcellona almeno fino alla finale. Insomma, sicuramente non ha la qualità offensiva del Barcellona, però dal punto di vista difensivo avendo subito solo 2 reti fin qui nel torneo può dire la sua, mettere un po' in difficoltà le stelline della squadra spagnola. Van de Ven, un'immersa laterale ancora per il Genk, Stevens, legge bene la situazione, ancora Moxnick dentro per Murru, si gira Murru, fermato ancora Moxnick, poi Murru, Murato, la rimessa è ancora per il Genk, adesso decisamente padrone della partita. Cambio rimessa? No, dice Wilson da Costa, va ribattuta, dice l'arbitro. Stevens si libera, Stevens, tutto da solo, Stevens, chiuso all'ultimo momento dall'intervento di un difensore, poi la parata di Rexepi. Ancora Genk, ancora con la giocata di Brecht Oremans, applaudito anche dal suo allenatore. E la rimessa laterale è per il Genk, si mantiene alto, fa passare i secondi, rimane imbattuto. Tutto positivo per la squadra belga questa sessione mattutina che sta per finire, poi tutti a pranzo e poi in campo per le partite che valgono le posizioni finali della classifica. Pallone scagliato in avanti, nessun problema per Thomas Bosmans, 16:32, ne mancano 7 e mezzo alla fine, poi sarà finita la parte mattutina per Grasshopper e Genk. Attenzione a Murru, Stevens, passaggio in mezzo ancora per Murru, sono troppi però i difensori di Grasshopper che si salva, ma sta continuando a costruire molto poco in attacco la squadra svizzera. Genk chiuso a doppia mandata, poi non rinuncia mai ad attaccare, Stevens, gran giocata ancora di Stevens, Stevens può passare, può tirare, Stevens mette al centro, porta vuota, gol, 3-0, Van de Ven diventa assist man, in questo caso Achille Stevens, Mikael Van de Ven segna il suo primo gol, 3-0, gara chiusa per il Genk, quando siamo al minuto 17, la partita è finita di fatto, almeno dal punto di vista del risultato finale, 3-0, e il Genk vola verso le semifinali, lo fa con una squadra magari non ruba l'occhio come fa il Barcellona o il Lugano, ma è assolutamente all'altezza di questo torneo. Si continua con Stevens che adesso vuole anche la sua situazione personale, prova anche Wilson da Costa, adesso un po' mollato il Grasshopper, rischia di subire un gol al minuto. Poi ancora il pallone Murru, molto buono il suo secondo tempo, va Murru, si allunga però il pallone,
recupera, tutto regolare, Stevens riesce a trovare Van de Ven. Via Musumeci, ne salta uno, ne salta un altro, Musumeci può dare al centro per un compagno che va a calciare, tiro respinto, ammorbidito da Wilson da Costa, si salva il gank, ancora lui, Wilson da Costa, gran bel giocatore anche lui, Wilson da Costa in verticale, non trova compagni, ancora Alessio Musumeci, Musumeci va da solo, la rimessa dal fondo, Genk che recupera un altro pallone, mancano 5 minuti alla fine del match. Sbuccia il tiro Musumeci, peccato, nella buona occasione, si salva ancora il Genk. Gran palla ancora per Stevens davanti al portiere, Stevens un po' defilato, prova a calciare e riesce a trovare un grande angolo, la respinta di Rekcepi, ancora una volta un saggio delle qualità di questo ragazzo, nato il 1 ottobre 2007, numero 19, calcia ancora lui, pallone sugli spalti, non si fa pregare per andare a calciare Stevens. Musumeci dentro, pallone alzato da Cioric, poi vince il contrasto Moxnick. Tanto però l'è buttato via dal Grasshopper, che ora dimostra di non crederci più. 3-0, risultato severo ma fondamentalmente corretto per ciò che ha fatto il Genk, non soltanto in fase offensiva ma anche e soprattutto per come ha gestito bene la formazione avversaria. Attenzione alla Genk che ancora spazio, lo fa con Van der Ven, Van der Ven allarga, Wilson da Costa, il pallone toccato e poi c'è un calcio di punizione per il Genk perché c'è un fallo su da Costa che continua la sua serie di performance di alto livello. Andrà lui o forse Moxnick, si parlano i due. Moxnick con la sinistro sul fondo, cercato la soluzione di filo Moxnick, il sinistro a giro sulla barriera, francamente difficile anche per un professionista da così vicino, la palla è finita sul fondo. Ultimi 2 minuti e 40 di torneo per quanto riguarda la fase a gironi, ovviamente per Genk e Grasshopper, che ritroveremo poi nel pomeriggio per le gare da primo a quarto posto, ma prima ancora dal quinto all'ottavo posto. C'è un calcio d'angolo adesso per gli svizzeri che chiudono in attacco, almeno ci provano, battuto velocemente, c'è subito un altro, Genk che comunque ci tiene a rimanere imbattuto e lo sta facendo in maniera molto molto positiva. La conclusione sul fondo, la migliore occasione della partita, c'è da qui il numero 15 Cioric, pallone un po' sparacchiato in avanti e Genk che continua eccellente partita difensiva, magari non dovremmo forse troppo mettere l'accento sulle qualità difensive per un torneo di under 11, però sono comunque qualità, proprio perché insolite, sono qualità che meritano di essere rimarcate. La qualità individuale naturalmente prescinde dalla organizzazione, quella chi ce l'ha beato lui, però quella difensiva, organizzazione, le strategie si possono insegnare, si devono forse anche insegnare, ma si devono iniziare a insegnare a quest'età e il Genk dimostra di averle imparate benissimo. Ultimo minuto, Grasshopper che ci prova, almeno cerca di accorciare le distanze, ma davvero Bosmans non ha dovuto effettuare neanche una parata degna di questo nome nel corso di questi 24 minuti, non è la prima volta anche contro Basilea e
Krasnodar è stato quasi inoperoso. Segnale positivo per il Genk allenato da questo classe 89 Sil Rurua, 21 dicembre 89, 28 anni, sicuramente un buon tecnico. Conclusione, qui ecco qui la parata di Bosmans che si rifugia in angolo per l'ultima, probabilmente l'ultima azione di questa partita, il destro nella distanza, poi l'azione continua, c'è il tiro, c'è il gol del Grasshopper che accorcia le distanze, proprio all'ultima azione arriva il gol dell'1-3 firmato, sono andiamo errati da Cioric, gol che dunque consente, intanto dagli altri campi mi sembra di aver capito che c'è stata addirittura una vittoria del Lugano sul Barcellona. E allora teniamoci una grande seconda fase, riuscire a tenere a zero il Barcellona se non andiamo errati. Complimenti alla formazione svizzera. Finisce anche questo match 3-1 per il Genk, che si porta dunque a quota 7 punti nel girone.